prima frazione in linea, a qualche migliaio di chilometro di distanza dall'Italia. Terre nuove da scoprire, così come le condizioni di ciascuno dei corridori in gara. C'è subito da chiedersi che giro sarà. Caldo, piovoso, ventoso, freddo. Le domande che si fanno spesso i corridori prima di partire. Se farà freddo, bisognerà alimentarsi e coprirsi bene. Ma qui la tecnologia aiuta. Se invece farà caldo, bisognerà bere molto e nei momenti giusti. Anche se in generale si dovrebbe bere spesso. Prima, durante e dopo uno sforzo. Soprattutto se un'acqua con un adeguato bilanciamento dei componenti per recuperare, proteggere i muscoli dalle fatiche e reintegrare i sali persi durante ogni tappa. Anche se siamo solo all'inizio. Una tappa praticamente piatta, adatta ai velocisti che non vogliono lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni costruite per loro. La tappa Haifa Tel Aviv è completamente pianeggiante. I chilometri previsti sono 167 con un unico Gran Premio della montagna, di quarta categoria. Strategia per le squadre dei velocisti: non perdere il controllo della corsa. Dovranno fare anche attenzione nella preparazione dello sprint, l'arrivo nel centro abitato di Tel Aviv. Ultima incognita, ma da non sottovalutare, il possibile grande caldo. Sarà comunque una tappa di scoperta, per tante ragioni. Sicuramente per la curiosità di pedalare in una terra nuova per il ciclismo.